Un saluto a tutti, vediamo la situazione sul grafico del future dello zucchero, scadenza ottobre 2018, abbiamo candele giapponesi in time frame daily e abbiamo due medie mobili, la rossa è una media a 50 periodi, la nera è una media a 200 periodi. Chiaramente il trend primario è ancora ribassista, ma il trend di breve medio periodo sembra essersi invertito, tanto che i prezzi hanno rotto prima al rialzo la media a 50 periodi, e hanno rotto un livello di resistenza sicuramente molto molto importante che era in area 11.30, qui era stato supporto, ancora supporto, rottura, resistenza, resistenza, ora una nuova rottura. Va da sé che quindi ci si può attendere un eventuale breve ritraccio, pullback proprio in area 11.30 dove passa quello che era resistenza e che ora è supporto, per poi avere l'evoluzione del trend. Al momento il trend primario è e resta ribassista, il trend di breve medio periodo è rialzista, per cui appunto su un pullback personalmente penso ci si possa attendere una prosecuzione fino alla prossima resistenza, che comunque questo livello che è stato rotto sia un livello importante, lo vediamo anche semplicemente allargando il nostro orizzonte e andiamo a vedere come molto chiaramente fosse un livello di resistenza anche dinamica e praticamente quasi combaciante con quella statica, per cui tutta quest'area che va tra gli 11 e gli 11,20 fino agli 11,30 in caso di pullback, secondo me può chiamare il long per la prosecuzione del trend rialzista di breve medio periodo. Fino a dove potrebbe spingersi a questo punto il rialzo? Fino a quello che è un livello anch'esso estremamente importante perché è stato qui resistenza e qui supporto, ma soprattutto se andiamo a tornare indietro nel tempo, vediamo che tale livello è stato anche qui un livello di supporto importantissimo, per cui si dice solitamente che il grafico a memoria questa cosa ce lo dimostra. Eccoci qui, supporto, 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 rottura, retest e retest come resistenza. Quindi ribadiamo un pullback in area tra gli 11 e gli 11,30 può chiamare il long e secondo me può avere poi spinta addirittura fino ai 13.30. Qui poi si giocherà il vero eventuale cambiamento del trend primario, saremo poco sopra la media a 200 periodi, in quel caso la rottura successiva dei 13,30 cambia totalmente le carte in tavola e trasforma quello che è un trend ribassista primario in un trend rialzista. Per il breve però aspettiamoci movimento rialzista di breve medio periodo fino ai 13.30 dopo un eventuale pullback in area 11. Un saluto a tutti, vi ringrazio, alla prossima.